Paolo Barna nel grande crimine, un crimine poco conosciuto. Sì, è poco conosciuto perché è la distruzione degli stati con la loro sovranità legislativa, con la loro sovranità monetaria e della partecipazione dei cittadini alla democrazia, quindi veramente poco conosciuto. Passa attraverso un disegno economico e politico di lunga data, soprattutto attraverso l'Unione Europea, che è diventata una tirannia sovranazionale con grandissimi poteri anche sopra la nostra Costituzione, e per la moneta euro, che ha sottratto gli stati europei che aderiscono la sovranità monetaria, creando problemi per gli stati enormi, al punto che ci stiamo, lo leggete sui giornali, stiamo perdendo la fiducia dei mercati, ma soprattutto impedendo agli stati che non hanno più una moneta sovrana, perché l'euro, ripeto, non è una moneta sovrana di nessuno stato che l'ha adottato, e perdita di sovranità monetaria, quindi perdita della capacità dello Stato di spendere per tutelare i propri cittadini. Tutti noi nella vita ci siamo chiesti: ma uno Stato indebitato, se stampa moneta, con chi è indebitato? Con se stesso. Questo è tecnica economica che si può anche leggere sui libri. Uno Stato con moneta sovrana emette la propria moneta ed è un debito che ha solo con se stesso. Deve essere solo attento a non creare troppa inflazione emettendo moneta, ma nessun altro limite di budget, per cui puoi spendere liberamente creando ricchezza per i cittadini. Uno Stato a moneta non sovrana, così come è l'euro. L'euro è una moneta che noi Stati dobbiamo prendere in prestito dai privati, invece ha un problema di debito molto concreto. Un passaggio che ha molto colpito della sua conferenza, del suo intervento, è che per ricostruire l'Aquila uno Stato sovrano semplicemente potrebbe stampare quei 10-20 miliardi che servono, il problema si è risolto, e invece, come evidente, siamo in questa situazione. Sì, perché, ripeto, la funzione primaria di uno Stato a moneta sovrana, che è stata lungamente nascosta ai cittadini, è quello di poter spendere con la propria moneta per arricchire la cittadinanza, per creare servizi, per creare posti di lavoro, strutture. Un debito lo Stato contrae con se stesso, ripeto, con la propria moneta sovrana, non cambia niente a uno Stato con moneta sovrana aggiungere 10 o 20 miliardi della propria moneta per ricostruire una zona colpita da una tragedia come questa. Si poteva fare, si potrebbe fare benissimo con una moneta sovrana. Comunità europea, euro, una costruzione molto debole. Cosa accadrebbe in caso di crisi, di collassamento della questa costruzione? Beh, una sfiducia enorme da parte di tutti i mercati internazionali e di tutto il sistema Europa. Se i politici europei fossero in grado di riprendere in mano la situazione e di avere coraggio proprio politico, si ritornerebbe alle monete sovrane e si ritornerebbe a un'Europa che comunque è un luogo della terra ricco, che riguadagna la fiducia dei mercati e ritorna in una situazione sicuramente più libera di prima, a patto che però... cioè di prima intendo di quando aveva l'euro, uscendo dall'euro, a patto però che gli stati accettino poi di usare le monete sovrane per spendere, per arricchire i cittadini. Facebook, i social network ci stanno trasformando in una sorta di anacoreti digitali. Esattamente, infatti è nato il termine inglese clicktivism, l'attivismo del click, cioè ormai siamo rapiti completamente da questi social network, dalla rete, crediamo di fare attivismo, politica, stando davanti al computer, nella realtà non facciamo niente, e anche questo è un disegno del grande potere. In Europa, negli anni 30, i francesi, Jean Monnet, ricordatevi questi nomi, Jean Monnet, François Perrou, e Robert Schuman, due politici, Monnet e Schuman, con interessi in economia, un economista puro, François Perrou, si pongono il secondo grande problema: come facciamo a mettere da parte questi stati, a togliergli il potere? Ebbene, molto semplice, gli togliamo il potere legislativo e gli togliamo il potere monetario. E così lo Stato diventa un bello zimbello, privo di significato, che non può fare più un accidente. Ci sono completamente riusciti, perché in quegli anni teorizzarono l'Unione Europea e l'Unione Monetaria, nata dal pensiero di François Perrou nel 1943. Va bene? 43 nasce l'euro in realtà. E questi si fecero questo piano, che cominciarono a propagandare, d'accordo? Però attenzione, perché in quegli anni in Europa...
chi dominava negli anni 30, a cavallo fra le due guerre, chi è che stava prendendo veramente piede? Stava prendendo piede la grande industria, che era tedesca ed era francese. E questi due, e questi tre intellettuali, politici ed economisti, da chi prendevano la loro ispirazione e con chi confabulavano? Con la grande industria tedesca e francese, per creare un modello d'Europa senza più, dove gli stati non avrebbero più avuto una sovranità parlamentare legislativa né una sovranità monetaria, d'accordo? Ferma qua, dove siamo oggi? Siamo nel 2011. Cosa abbiamo? L'Unione Europea e l'Unione Monetaria. Le leggi chi le fa? Non le fanno più i parlamenti, le fa la Commissione Europea. La moneta chi ce l'ha? La Banca Centrale Europea, e neanche lei, e non ce l'hanno più gli stati. Attenzione. E chi comanda in Europa oggi? Francia e Germania. È cambiato qualcosa? Niente. Il piano di allora, diligentemente portato avanti, ha avuto i suoi frutti oggi in questo modo. E quindi cominciano a mandare avanti questi piani. Anche loro, i francesi, pensavano che noi eravamo una massa ignorante da mettere completamente da parte, ok? Pensavano proprio al dominio delle élite sulla massa ignorante. Cominciano a ottenere i favori di questa grande industria, ma non solo, anche degli speculatori finanziari, che già in quegli anni non erano forti come oggi, ma già in quegli anni lavoravano parecchio. E questi sono coloro che hanno il denaro, e se hanno il denaro cosa fanno? Ti finanziano. E hanno cominciato a finanziare queste idee. Il punto era, come facciamo a far sì che questo progetto che viene nelle nostre tasche, fa i nostri interessi, arrivi alla sua massima fruizione? È semplice, l'idea è semplicissima, dobbiamo rendere queste idee di dominio pubblico e soprattutto trapanarle nella testa di tutti quelli che contano. Perché se noi le trapaniamo nella testa dei politici, dei tecnici di ministero, dei docenti universitari di economia, degli industriali, di tutti i grandi tecnocrati, abbiamo fatto il gioco. Perché questi sono quelli che vanno a comandare e dopo faranno quello che diciamo noi. Questo hanno fatto. E come si faceva a fare questa cosa? E si creava un sistema paruniversitario, e cioè si creavano delle fondazioni di studio che sono nate sia negli Stati Uniti che in Europa in quegli anni, d'accordo? Che avrebbero filtrato, lavando il cervello di tutti questi personaggi chiave, che poi andavano a occupare i posti di potere, i posti gestionali. La politica monetaria dello Stato non deve esistere. Lo Stato lasci stare, sono i prezzi che si regolano da soli. Altra idea fondante degli economisti no classici, Walras, Devons, Menger, quella gente lì. Stiamo sempre parlando della fine dell'Ottocento. Ok? E questa cosa cosa vuol dire un'altra volta? Lo Stato non intervenga, non usi la moneta, non stia da parte, non rompa le scarpe. Per il nostro contrattacco dobbiamo organizzarci, pianificare nel lungo termine, essere disciplinati per un periodo illimitato, essere finanziati con uno sforzo unificato. Dovremmo essere competenti nella nostra presenza nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali e nelle commissioni legislative. Dovranno essere superbamente precise e di eccezionale livello. Guarda che il manuale, il manoscritto di Lewis Powell, il memorandum di Lewis Powell, è di 11 pagine. Lui ha scritto in 11 pagine la storia dell'economia prossima avventura.